Peppa e la sua famiglia sono fuori che giocano a calcio. Oh, mamma, il giardino è un po' in disordine. Hai ragione, Peppa. Di solito nonno Pig mi aiuta con il giardino, vero? Sì, ora non può venire a trovarci e darci una mano come al solito perché dobbiamo stare tutti a casa per un po'. Mi manca nonno Pig e anche nonna Pig. Dai, dai, George. Li rivedremo molto presto. Ho un'idea. Venite con me. Torniamo dentro. Perché non scrivete delle lettere a nonno e nonna Pig? Ma che bella idea! Peppa e George possono essere amici di penna con nonno e nonna. Cos'è un amico di penna? Un amico di penna è un amico a cui scrivi delle lettere e che poi ti risponde con altre lettere. Significa che riceverò della posta tutta mia? Sì, Peppa. Oh, che bello! Cari nonno e nonna, mi mancate moltissimo. Spero di vedervi presto. Con amore, Peppa. PS, il nostro giardino è un disastro senza il vostro aiuto. Venite, Peppa e George. Ora dobbiamo portare le nostre lettere alla cassetta della posta. Ora non ci rimane che aspettare, giusto, papà? Proprio così, Peppa. Sono sicuro che nonna e nonna risponderanno subito. Peppa, George, c'è posta per voi! Sembra dei vostri amici di penna, nonno e nonna Pig. Yay! Leggile, mamma, leggile! Cari Peppa e George, grazie per le vostre adorabili lettere. Ci mancate tanto anche voi, ma non manca molto a quando staremo di nuovo insieme. Ricordate alla mamma di innaffiare le piante. Con amore, nonno e nonna. Oh, niente posta oggi. Sorpresa! Nonna, nonno! Pensavo di ricevere solo una vostra lettera, ma in realtà siete voi! Vi avevo detto che ci saremmo rivisti presto, Peppa. È stato bellissimo ricevere le vostre lettere affettuose. Hanno fatto passare il tempo più velocemente. Siamo stati degli amici di penna fantastici! Hai proprio ragione. Ora diamo un'occhiata al giardino. Sono sicuro che c'è un bel po' di lavoro per me. Assolutamente, nonno Pig. Papà Pig pulisce gli occhiali per poter leggere più chiaramente. Non capisco. Non ha nessun senso. Significa, mi piacciono molto le principesse e giocare con i miei amici. Era quello che stavo per dire, infatti. Anche io voglio parlare in francese. Magari puoi parlare con Delfina Asino. E come? Ha scritto il suo numero sulla sua lettera. Evviva! Bonjour. Est-il possible che Peppa parle a Delphine? Mamma Pig chiede se Peppa può parlare con Delphine. Pronto? Bonjour. Bonjour. E poi che cosa devo dire? Comment ça va? Comment ça va? Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Che cosa ti ha detto? Delle cose in francese. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa sta chiedendo come stai in francese. Dinosauro. No, George. Non capisci niente di lingue straniere. È mattino. Il signor Zebra sta consegnando delle lettere a casa di Peppa. Posta! Evviva! Mi dai la lettera?
lettera da parte di Delfin, papino? Mi dispiace, Peppa, ma per te non c'è niente oggi. Oh. Mi chiedo chi mai potrà essere. Bonjour, sono Delfin Asino. Sono venuta a trovare Peppa. E Delfin! Bonjour! Bonjour, Peppa! Questi sono la mia mamma e il mio papà, e lui il mio fratello Didier. Bonjour! Questi sono la mia mamma e il mio papà, e lui è il mio fratellino George. Buongiorno! Dinosauro! Dragon! Luccica, luccica, dove sei, stella polar? Noi ti verremo a trovare. No, Peppa, le stelle sono davvero troppo lontane. Sono perfino più lontane del mare? Oh, sì, ma sembrano molto più vicine se si usa un telescopio. E ce l'abbiamo questo telescopio? Telescopio, Peppa, tuo nonno deve averne uno in soffitta. Allora perché non andiamo a vedere le stelle a casa sua? Ma adesso è troppo tardi. Anche se è tardi, forse possiamo provare ad andarci, Papa Pig. Evviva! È la prima volta che Peppa e George vanno in macchina di notte. Guardate, stiamo seguendo la stella polare. Luccica, luccica, se continuerai a brillare, noi sapremo dove andare. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a casa dei nonni. Peppa Pig, spero proprio che il nonno e la nonna non siano ancora andati a letto. Che cosa ci siete venuti a fare qui a quest'ora? Vogliamo guardare le stelle! Peppa e George speravano di poter usare il tuo telescopio. Ah, ho capito. Molto bene. Dobbiamo andare in soffitta. Seguitemi. Eccola davanti a voi, la vecchia Bess. Wow! Guardare le stelle è l'hobby di nonno Pig. Avanti! Chi di voi vuole dare un'occhiata? Forza! Io! La stella polare! Noi marinai la usiamo per riuscire a trovare la giusta rotta. Papà l'ha usata per riuscire ad arrivare fin qua. Ci sono altre cose interessanti in cielo? Certo! Quello è un pianeta, si chiama Saturno. Wow! Questo è l'ufficio dove lavora Papà Pig. Sì, pronto? Qui è il signor Coniglio. Posso parlare con il mio papà, per favore? C'è una telefonata per lei, sembra importante. Pronto? Qui è Papà Pig che parla. Tantissimi auguri, papà! Buon compleanno! Ti ringrazio, Peppa. Torna presto oggi, capito? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Auguri di buon compleanno, Papà Pig! Grazie molte. Per il compleanno di papà dobbiamo fare ancora una cosa. Sì, dobbiamo preparare la sorpresa. Shh, George, ricordatelo, è un segreto. Peppa e George hanno dei secchi d'acqua. Mamma Pig ha dei palloncini. Che cosa sarà la sorpresa per Papà Pig? Veloci! Papà Pig è rientrato dal lavoro. Tanti auguri, buon compleanno! Grazie di cuore, ragazzi. Wow, quante candeline avete messo? È perché tu sei davvero molto molto vecchio, papà. Devi spegnere tutte le candeline in una volta sola. Allora farò del mio meglio. Ed ecco il tuo regalo di compleanno. Grazie, tesoro. Dei nuovi stivali, fantastico. Proviamoli subito. Peppa, George e Mamma Pig indossano i loro stivali. Papà Pig indossa gli stivali nuovi. Papà Pig ha trovato una pozzanghera. Sto prendendo delle lezioni.
Giovanni. Ascoltate. Se la cerca di brillar. Posso suonare io? Anch'io. Se la cerca di brillar. Che non voglio al buio star. Shh, che cos'è tutto questo baccano? Così papà zebra non può dormire. Forza, infilatevi nei sacchi a pelo. Adesso che cosa facciamo? Uno spuntino di mezzanotte. Si fa ad ogni pigiama party che si rispetti. Che cos'è uno spuntino di mezzanotte? E quando si mangia di notte, però si fa in segreto. Allora andiamo tutte in cucina, ma dobbiamo stare attenti a non fare rumore. Shh. Susy! Shh. Peppa! Silenzio! Mamma zebra si è svegliata. Questo sarà uno spuntino segretissimo, non lo saprà mai nessuno. Cosa combinate? Sveglierete papà zebra. C'è una di voi che vuole raccontare una bella storia per addormentarsi? Io! Anch'io! Cominciamo da me. Tanto, tanto tempo fa viveva una fatina molto piccola. Ora tocca a te, Peppa. E abitava nella foresta. Era bella ed elegante. E aveva anche una bacchetta magica. Molto bene. È il tuo turno, Emily. Racconta come continua la storia. Io non so che cosa dire. Una cosa qualsiasi, è facile. Però non deve essere una noia. Come volete. A un tratto la piccola fata incontra un enorme mostro che faceva... Che paura! Cos'è tutto questo rumore?